e di sottolineare un aspetto che non deve sfuggire all'attenzione. Questa è una struttura dotata anche di camere di sicurezza secondo i più moderni standard, cioè di tutela anche della dignità di chi viola la tutela. E questo è importante, dico, perché quotidianamente ci dobbiamo rendere conto come l'attività degli operatori della forza dell'ordine si è improntata anche a quei principi etici e naturali, proprio all'attività quotidiana di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. E anche questo, per esempio, anche nei confronti di chi viola la legge, di questa, oserei dire, non voglio essere frainteso, superiorità etica che anima anche l'attività degli appartenenti delle forze dell'ordine, che svolgono il loro lavoro senza alcun odio o disprezzo nei confronti di chi si macchia anche più gravi. Quindi anche sotto questo aspetto la realizzazione di questo commissariato costituisce un esempio.